Buongiorno a tutte e a tutti. Tanto prima di entrare nel merito volevo salutare e ringraziare tutti i giornalisti presenti e anche i tanti colleghi deputati dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori. Mi fa piacere vederli qui oggi a seguire questo nostro incontro. Ecco, lei prima di arrivare alla domanda ha messo insieme molte questioni che sono di straordinaria importanza. Ha parlato di crisi dell'Eurozona, oltre a parlare del terrorismo, dei flussi migratori. Io mi permetterei di dire che la crisi sì è dell'Eurozona, ma la crisi è dell'Europa. Dell'Europa intesa come progetto politico, perché noi abbiamo visto appunto quanto accaduto sulla questione della Grecia, abbiamo visto come un paese la cui economia conta il 2% abbia messo in crisi un intero sistema, si rischiava l'espulsione addirittura della Grecia dall'Eurozona con tutte le conseguenze che questo avrebbe derivato. Per fortuna non è prevalsa questa linea, però quello che è emerso è che gli interessi nazionali hanno avuto la meglio sul progetto politico europeo. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che il sistema decisionale europeo continua a essere basato sugli interessi di ciascuna nazione, cioè il Consiglio europeo, i leader, capi di Stato e di Governo decidono più che in merito a quello che è meglio per l'Europa, quello che invece è meglio per il proprio Paese. Quindi ritengo che noi abbiamo molti leader nazionali, abbiamo pochi leader europei, quindi c'è sicuramente bisogno di investire di più politicamente sul progetto europeo e non continuare ad andare avanti pensando solo agli interessi del proprio paese.